Sono 20 anni che sono in mezzo a voi e porto il mio affettuoso saluto ai rappresentanti della città, al Consiglio, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e soprattutto al Sindaco. Certamente per me è un 50-50 anche questo spostamento. Il 50 è perché mi avvicino a casa, l'altro 50 è perché abbandono Taormina, la città, con la quale praticamente ho cercato sempre di tenere rapporti cordiali con tutti, amichevoli, guardando prima l'uomo e poi il cristiano. Nell'umanità traspira l'abito di Dio, il soffio di Dio nell'umanità. Nel cristianesimo e nella fede c'è poi un'altra realtà ancora ben più grande, ma nello stesso tempo ci fa condividere il segno di essere figli di Dio e fratelli tra di noi. Questo naturalmente non si può spiegare, ma cristianamente accettiamo Cristo fratello e ci riconosciamo fratelli. E il mio obiettivo, lo posso dire, da quando sono arrivato a Taormina, è creare una comunità di fede attraverso una umanità ricca, ricca di amore, di tenerezza. Io mi auguro che non abbia veramente, che abbia dato il meglio di me per tutti e che sia stato fedele alla mia missione di essere vicino alle famiglie in maniera particolare, ve lo dico questo con estrema sincerità, ai poveri, agli ammalati. Io penso che nessuno che abbia bussato alla mia porta se ne sia andato a nessuno, perché per tutti, anche nel minimo, ci doveva essere un segno di non deludere la persona che chiedeva anche un minimo soccorso. E poi la mia fedeltà alle leggi dello Stato. Non ho cercato privilegi, mai. Il mio dovere di cittadino, il mio dovere di cristiano e di sacerdote, sempre a questo pensare, e vi porto tutti, vi dicevo, nel mio cuore. Non posso dimenticare nessuno. E quando sono stato trasferito da Forza d'Agro e venire qui, ricordo quei momenti quanto erano difficili. Sapevo del discorso dai giornali, non mi era interessato, ma leggevo i giornali, la diatriba che c'era tra Monsignore e Padre La Fauci, che poi lui si ritirò nuovamente a Roccella. E per me, come credo io facevo il posto di Padre La Fauci, questo sacerdote così navigato? Eppure Monsignor Cannavò, che allora mi trasferì da quel paesino a una grande città turistica, con le sue esigenze, anche con i suoi problemi morali, spirituali. Io ho cercato di affrontare il tutto, cercando di donare il meglio di me. Questo ve lo dico con molta semplicità, non per farlo, non quanto, tante cose ci sono ancora da fare. E io auguro al mio successore, Padre Sinito Salvatore, il parroco, ex parroco già di Fulci, che gli era fatto le consegne, e non so chi sia il parroco di Fulci ancora, io auguro a Padre Sinito gli auguri più belli, che possa realizzare quello che io non ho saputo fare.